Ricevuti nel palazzo di città di Cassano, Iqbal e Ahmad, i ragazzi di origine pakistana sopravvissuti al naufragio di Cutro, che ha provocato circa 100 vittime. I due naufraghi sono stati già inseriti nel progetto SAI del comune dal 7 marzo scorso, per testimoniare che la città di Cassano si conferma ancora una volta città dell'accoglienza e dell'inclusione. Dal naufragio di Cutro, chiaramente tanta solidarietà da ogni parte. E proprio grazie a questo, ha detto il sindaco nell'immediatezza, che sono stati accolti nel progetto SAI, Servizi di Accoglienza Integrata del Comune, di cui ente gestore è il CIRIS. CIRIS Onlus, i due ragazzi di origine pakistana, sopravvissuti appunto alla tremenda strage accaduta a Cutro, nel Crotonese, a fine febbraio, di cui ancora oggi, a distanza di oltre un mese, si raccogliono i corpi che il mare restituisce. Iqbal e Ahmad sono già da alcuni giorni entrati nel progetto di cui parlavamo e sono stati accolti nella struttura di Casa La Rocca di Via Mazzini nel borgo antico della città di Cassano. Il progetto SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione di Cassano, offre accoglienza per 500 posti per uomini singoli e per nuclei familiari. Alla data odierna il progetto ospita 31 beneficiari, 16 uomini singoli ed il resto diviso in tre nuclei familiari. Dalla prima decade di marzo ora ospita, come abbiamo anzi detto, anche i due ragazzi pakistani sopravvissuti al naufragio di Cutro. Da subito, ha detto ancora il sindaco Passo, insieme ad Agostini del CIDIS sono stati offerti loro i servizi di accoglienza materiale che il progetto SAI offre, attivando immediatamente i servizi di supporto psicologico del progetto. L'inserimento nel SAI di Cassano ha permesso di offrire agli stessi un'accoglienza dignitosa e professionale, limitando la loro permanenza nel CARA di Crotone. Iqbal e Ahmad sono stati inseriti nel corso di italiano interno al progetto per iniziare l'apprendimento della lingua italiana. Sono stati avviati inoltre diversi colloqui con i beneficiari, grazie ai servizi di mediazione linguistico-culturale, per dare le prime informazioni e i primi orientamenti, soprattutto per quanto riguarda la tutela psicosociosanitaria e tutela legale. Sono stati infine avviati i primi percorsi di orientamento alla conoscenza della città di Cassano con uscite formative realizzate dalla docente di italiano e dalla educatrice del progetto. Cassano, ancora città solidale. Come abbiamo anticipato, la città di Cassano, sempre accogliente e solidale, tramite il sindaco e l'amministrazione comunale, ha ricevuto oggi in comune due sopravvissuti alla tragedia di Cutro. Si tratta di due ragazzi pakistani. Un gesto nobile, sindaco. Sì, appena accaduta la tragedia di Cutro, io ho espresso il dolore, il cordoglio, la tristezza dell'intera città di Cassano per un evento luttuoso, terribile, che non doveva accadere. Sono stato anche a Cutro, insieme ad altri sindaci, mi hanno depositato sulla riva del mare di Cutro una corona per, come dire, abbracciare coloro i quali purtroppo hanno perso la vita, per esprimere solidarietà alle famiglie e ricordare le vittime di questa gravissima tragedia. Poi abbiamo messo a disposizione come comune anche la possibilità di tumulare presso il nostro cimitero eventualmente le vittime della tragedia. Poi, per il tramite del nostro SAI, il nostro centro per accoglienza, attraverso il servizio centrale abbiamo accolto due ragazzi pakistani che sono qui da noi dal 7 di marzo. Anche questo è un riconoscimento per la struttura di Cassano. E certamente noi, come ho avuto modo di dire nel corso dell'incontro presso il mio ufficio, abbiamo ricevuto tanti controlli che sono risultati sempre molto molto positivi, quindi ho ringraziato i protagonisti di questo servizio, il segretario comunale, l'ufficio dei servizi sociali, diciamo coloro i quali sono addetti a questo servizio. E il fatto che se il servizio centrale chiede al SAI di Cassano l'ospitalità per due superstiti delle vittime
della tragedia di Cutro, credo che sia veramente un riconoscimento importante di cui io sono orgoglioso insieme alla nostra comunità. Non dobbiamo dimenticare che io sono stato contro coloro i quali volevano massificare l'accoglienza a Cassano. Mi sono battuto sonoramente, sono pagato anche un prezzo alto da questo punto di vista, fa niente, però io ho voluto mandare un messaggio, lo mando ancora il messaggio, che noi dobbiamo fare vera accoglienza, dobbiamo fare vera ospitalità, dobbiamo esprimere tanta solidarietà, ma non dobbiamo speculare sul fenomeno dell'immigrazione, dobbiamo fare le persone per bene, le persone oneste, le persone serie. Questo pomeriggio non io, ma la città di Cassano testimonia un impegno di solidarietà, di fratellanza, di amore e di profonda amicizia. Sindaco, che percorso avranno questi ragazzi adesso a Cassano? Innanzitutto dovranno avere questo riconoscimento di essere, diciamo, rifugiati politici, perché loro hanno chiesto questo riconoscimento. Già stanno svolgendo delle attività per l'insegnamento della lingua italiana. Poi per il tramite del servizio SPRAR saranno fatte delle convenzioni dove loro possono anche formarsi dal punto di vista professionale. Alcune famiglie che sono passate allo SPRAR di Cassano poi hanno trovato anche sistemazione qui a Cassano, e credo che questa sia una cosa bella, una cosa giusta. Cassano è un comune che ospita, che integra, un comune che sa fare solidarietà, e io di questo ne sono profondamente orgoglioso. Partendo dal significato da dare a questa manifestazione tenutasi in comune, parliamo un po' del ruolo del CIDIS sul territorio e dei risultati che fin qui sono stati ottenuti con Alessio Agostini, che è il responsabile. Sì, allora io coordino il progetto SAI del comune di Cassano, che è gestito dall'ente gestore CIDIS Sollus. Poi CIDIS si occupa anche di tantissime altre progettualità. I ragazzi di oggi sono ospitati all'interno del progetto SAI, di conseguenza eccoci qua. Ci tengo a precisare che i ragazzi naturalmente sono un simbolo per questa giornata, in quanto ospitiamo tantissime altre persone provenienti da tutto il mondo che hanno vissuto disagi e tragedie molto simili anche a quelle di Cutro, anche prima di imbarcarsi verso il nostro continente. Sono sempre persone in transito o persone che poi alla fine sì, qualcuno di loro riesce a integrarsi pure sul nostro territorio? Guarda, sono tantissime le persone che nel corso di questi anni hanno deciso di rimanere qua a Cassano perché hanno trovato una comunità accogliente, soprattutto hanno trovato la possibilità di lavorare e delle abitazioni oneste. E poi c'è anche tante altra gente che magari preferisce, soprattutto magari il nord Italia, c'è anche questo mito, ma a volte anche abbiamo dei piacevoli ricordi. Oggi comunque, in ogni caso, anche dal punto di vista simbolico, è un momento importante. Sì, certamente, dicevo al sindaco, è sicuramente una giornata particolare, ma che non ci sorprende, perché comunque l'amministrazione comunale ha sempre dimostrato di aprire le porte all'accoglienza e all'integrazione di questi ragazzi. La popolazione di Cassano sta rispondendo anche bene ad accogliere e a vedere sul proprio territorio tante persone che vengono da fuori. Sì, certo, noi ci siamo da tanti anni, quindi diciamo un po' la narrativa è anche cambiata, magari prima era vista più come problematica, oggi si sta capendo anche un po' qual è il valore della presenza di questi ragazzi in territori come il comune di Cassano.